non possiamo più accettare che le persone vengano aggredite senza un motivo, persone innocenti, e quindi noi continueremo a scendere in strada e a fare azioni di disobbedienza civile non violenta finché continueremo a respirare odio e violenza. Il 6 luglio chiamiamo tutte le realtà femministe e transfemministe a riunirsi per un primo incontro che avremo qui a Roma per creare una coalizione e portare un'avvertenza al governo da costruire insieme. La violenza, la transfobia e l'omofobia continuano a dominare in questo paese. Grazie.